Carissimi, salve, come state? Io spero tutto bene, io in via di ripresa, con la mano, oddio, ancora proprio in via di ripresa no, però sicuramente almeno ho capito che devo tenere la fasciata, infatti trovo molto sollievo. Premesse queste informazioni sulla mia salute, oggi voglio parlarvi in maniera concisa e spero precisa per quanto mi sia possibile, di due film che ho visto su Netflix e mi sembrava davvero opportuno segnalarle. Il primo dei film di cui vi voglio parlare è esattamente questo qui, che si intitola Non sono un uomo facile. Parto da questo qui perché tra i due è quello che voglio consigliarvi senza ma e senza se. L'ho visto già un po' di tempo fa e avevo messo dei frame su Instagram che per me erano emblematici, erano dei frangenti che parevano quasi dei libri da sottolineare e dei brani da evidenziare. Qui questo film è definito, secondo me, ovviamente in maniera appropriata, come commedia, comedy coupe, cioè come commedia, credo che il termine francese lo definisca egregiamente, cupa, perché si ride ma amaramente. Perché non sono un uomo facile? Il titolo in realtà è decisamente poco attraente rispetto al messaggio, soprattutto più che alla trama che questo film vuole mandare. E manda un messaggio che è tutt'altro che, come dire, banale e scontato. Siamo nei giorni nostri, in una grande, società azienda. Questa apertura su quest'uomo che si palese immediatamente intriso di puro e inconscio maschilismo, cioè quel maschilismo che non è dichiarato perché ormai sarebbe politicamente scorretto, ma che lo si vive palpandolo nei gesti quotidianamente inconsapevoli quasi. Proprio quel maschilismo che si riveste della ironia, quel maschilismo che con "ma io scherzavo" o con una risata nasconde molto di più e che talvolta ci fa trasfigurare delle offese che non dovremmo far passare inosservate proprio perché sotto l'egida della risata, sì, perché è fatto sotto l'egida della risata. Che succede? C'è questo exploit con questa presentazione in cui è evidente il sopruso che si fa sull'unica figura femminile che presenzia in quella riunione. Dopodiché succede un evento, come dire, rivoluzionario, come in molti film di questo genere, ovvero a un certo punto quest'uomo si risveglia. Io ripeto, non è per nulla banale. Si risveglia in questo mondo in cui tutto è ribaltato, ma credetemi, è fatto talmente bene che lo si può assolutamente vivere come verosimile. Effettivamente le donne sono un po' mascolinizzate,
ma quel tanto che basta per lasciare a lui l'essenza comunque maschile e alle donne l'essenza femminile. C'è una scena epocale in cui lui comunque incontra questa donna, iniziano ad avere questo scambio di effusioni passionali e travolgenti. Lei apre la camicia di lui e lo vede non depilato e quasi rimane esterrefatta e inorridita, quasi a voler richiamare, ad esempio, un uomo che si trova in intimità con una donna e le trova della peluria sul seno oppure della peluria sulle gambe. Quindi immaginate tutto questo e partite da questo presupposto per trovare una serie di espedienti per far immedesimare gli uomini in quello che vive ogni giorno una donna e anche per trovare nelle donne stesse quelle problematiche che nemmeno più riconoscono. E, inoltre è davvero amara, si ride ma fino a un certo punto. Si va oltre, si va nella relazione poi più, come dire, strutturata e dulcis in fundo. Il finale non è per nulla scontato, decisamente non è scontato. Un film davvero educativo che mi dispiace non abbia sentito pubblicizzare perché lo trovo assolutamente ben fatto. Chiaramente la commedia francese deve piacere la commedia francese, ma va oltre il genere in sé per sé. Magari vi Abbiamo faccio bambini? Dobbiamo vedere eseguire. qualche frangente film Continuare a fare tanti bei inoltrato. discorsi, ma sarà Ecco, lei è la cotto. protagonista. E quando lo lascerò? Ritornerà a piangere da suo padre. Con il mio romanzo gli darò il colpo di grazia. Il vantaggio è che non passerà inosservato. Questa è già la fase in cui lui ha cambiato, diciamo, momento storico. Il secondo film che vi voglio far vedere, vi dicevo, vi presento prima il prima, perché, prima quello perché ve lo consiglio senza ma e senza se. Questo qua lo consiglio pure decisamente, però c'è qualche piccola, diciamo, c'è stato un momento, qualche momento in cui ho storto il naso. Perché? Perché va un po' a volte nei cliché, insomma, nelle cose molto scontate. Però il gioco vale la candela e parlo di questo film, si chiama Dacci un taglio. Qui abbiamo un film americano del 2018 che ci riporta nei momenti di come dire, discriminazione anche in questo caso non estrema come nei primi casi, nei primi momenti o nei casi più estremi ancora purtroppo attuali di discriminazione sulle persone di colore, ma quella forma di autocensura che ecco, ci insegna proprio questo il film. Le forme di autocensura che si hanno in generale in questi casi, ma in particolare delle persone di colore, rispetto a delle icone che si formano, che si erano formate nel mondo delle persone di colore rispetto ai bianchi, e porta, come potrete capire dal titolo, come punto emblematico i capelli, quindi i capelli tipici degli afroamericani, molto ricci, molto crespi, che li contrassegnano. E tra il leggero e i momenti più pesanti si intuisce quanto questi siano il simbolo di un mondo che per l'ennesima volta li discrimina.
Questa cosa la si può estendere a molti complessi che tutti abbiamo, di colore, asiatici, europei in generale. Però è bello che si punti l'attenzione su questo aspetto, proprio perché credo che non sia doveroso non sottovalutare cose che nelle persone potremmo pensare in generale, non parlo solo di persone di colore, come di poco conto, che in realtà diventano simbolo di molto altro. E quindi è la storia di questa donna inserita in un contesto molto benestante, con un bel fidanzato, tutto bene, tutto perfetto, con questa cosa che ricorre nella sua vita, ovvero l'ossessione che la madre le ha messo sui suoi capelli ricci, che lei stira sistematicamente e sottopone a procedure di stiraggio sin da quando era piccola. E questa cosa le ha portato a rendere tutta la sua vita, tutto questo castello crolla. Qui iniziamo, poi iniziano un attimo i cliché su varie situazioni. Poi lei incontrerà una bambina, un parrucchiere. Quindi ci troveremo a vedere la storia d'amore con la persona, il suo gesto rivoluzionario che sembrerà quello di un momento di follia pura, ovvero quello del rasarsi. Ci sarà anche un breve frangente in cui lei si troverà in una seduta di donne che hanno il cancro e si sentirà davvero una stupida, perché ci capiterà così per caso, però queste donne le daranno anche una gran lezione, non capendo, perché lei poi dichiarerà appunto di essere arrivata lì sbagliando. Le invece le daranno una mano, non si sentiranno, non la cacceranno in malo modo, anzi le diranno: porta questa testa con onore. E da quel momento in poi lei inizierà questo cambiamento. E la cosa poi che però mi ha convinto è il finale, che non vi svelerò. Ma non sarà consueto e non sarà per forza di nuovo il solito: si conclude tutto bene se abbiamo la storia d'amore, perché l'uno ti può andare bene, l'altro no, probabilmente c'è dell'altro. E quindi ve lo consiglio assolutamente. Un film molto molto ben fatto. Vi riporto quel Secondo me cliché. gli uomini e le donne sono come pezzi di un puzzle. Non esistono due pezzi uguali, ognuno ha una grandezza e una forma diversa dall'altra, ma Ecco, quando due molto, pezzi si... molto carino. Quindi, i due film che vi consiglio sono Non sono un uomo facile e Dacci un taglio. Vi lascio e a prestissimo.